Ciao, sono Fabriano. E oggi andiamo a fare la carbonara, ma non la classica carbonara, una mia rivisitazione. Iniziamo? Che dici? Ingredienti. Pasta. Mettiti così, vedi? Vedi traslare così. Duia, carne macinata, guanciale, salsa di datterino giallo, pecorino, pecorino romano, uova. Aspetta, ripeti pecorino. Pecorino romano, uova e pepe. Poi abbiamo pecorino romano. E iniziamo subito. Scendiamo al minimo. Tagliamo il guanciale. Non mi interessa come lo tagliate. Io lo taglio così. E poi... Oddio, scusa, ti ho fatto male? Ti sta uscendo il sangue? Sembro a pressione. Oh cavolo. Scusa, non c'è rotto? Sta uscendo il sangue? Tagliato il guanciale, andiamo ad inserirlo nella padella. Poi, insieme al guanciale andiamo ad inserire la salsiccia. Ci unirà. Mangiate il guanciale allo stile. Di solito non ci metto l'olio, ma in questo caso penso ho messo, c'è tanta ciccia e un po' d'olio, vai. Vabbè, visto Jerry che bello. Aspetta. Facciamo sciogliere. Andiamo a creare la carbo crema. Allora, mettiamo uova, due uova per ogni persona, per ogni 100 grammi. Solo il rosso. Pecorino romano. Quanto basta? E pepe. Sai perché si chiama carbonara? Perché la crema era nera come il carbone per il pepe che si metteva. Oggi il pepe non è nero come un tempo, effettivamente. Mischiate bene. Vedi come si è dorato bene? Hai visto quanto è bello? Ora che si è imbrunito tutto questo soffritto, andiamo a mettere per la salsa di datterino giallo. Vieni Gianni. Questa è la consistenza che deve avere la carbocrema. Questa qui. Né più né meno. Forse questa è anche troppo liquida. Mettiamo nella carbocrema un po' d'acqua di cottura. Questo servirà a far pastorizzare un po' quest'uovo. Ciò la renderà un po' più liquida. Quindi mettete altro pecorino. Voi, io non posso metterlo. Assaggiamo la pasta. Vediamo un po' se è troppo. Sì. Attenti che sei tu. No. Finalmente, andiamo a mettere finalmente la carbo crema. Che bello Jerry, ti stai emozionando? No. Questa bella crema. Grazie Jerry, che buonissimo. Oh, però hai cacato le palle, ci fai qualcosa di content, che poi i contenuti. No. Però ormai il contenuto si è esaurito. Vabbè, guarda che bello, guarda. Sì, ma il content. Adesso il content è la ricetta. È perfetto ragazzi, ora andiamo ad impiattare la carbonara definitiva, la carbonara golosa, la carbonara pubblica che dir si voglia, e assaggiamola.
Non ti emoziona? No. Andiamo ad assaggiare. È buona, che devo dire? È buona. Assaggia, Jerry. Molto buono. No. Grazie, Jerry, grazie. Niente, ragazzi. Da Fabiano è tutto. Ciao.